Qua cosa c'è? Vediamo, dai. C'è qualcosa di interessante. Sembrerebbe spazzatura praticamente. Un po' rumoroso, ma nulla di che. Questo è un armadio figo. Sì, è vero. Mamma mia, è volato il cadavere di un ragno gigante. Pezzi di roba mai vista. Cos'è? Cioè, che ci siamo. Ah, sì, questa qua è la zona delle aule. Fantastico. Cos'è? Ah, questo ce l'avevo anch'io all'asilo, molto simile. Che figata. Mamma mia, ti fa prendere malissimo. E nonostante questi rumori siamo abbastanza tranquilli perché fuori sta arrivando praticamente il diluvio universale e quindi pensiamo che sia il vento. Però è davvero inquietante perché sono rumori proprio horror in questo caso. Però guardate fuori quanto cazzo sta tirando fortissimo, cioè c'è l'albero che si sta muovendo come fosse il platano picchiatore di Harry Potter. Cosa c'è qui più avanti? Distanza strana. Andiamo. Una roba strana. Sembra tipo non so, un lavatoio. Sì, sì. Un piccolo bagno. C'è qua dentro. Ma che roba! Wow, è pieno di libri. Mamma, ma cos'è? È una mega enciclopedia. Scienze naturali, ragazzi. Ma che figa! Ma che roba! Ma di che anno sarà? Wow, è messo, cioè, no, ragazzi, è messo da Dio, ma cioè. È nuovo, praticamente. Sì, esatto. Di che anno è? Che edizione è? Che anno? Non lo dice? Mamma mia, le pagine sono perfette, non sono ingiallite per niente. Stato. Sì. Guarda lì, l'imbasso c'è scritto. 1971. Minchia. Cioè, a 50 anni. Cazzo. A 50 anni questa cosa. 50 anni di nuovo. Cioè, porca miseria, male. Sì. Questa stanza che abbiamo appena visitato è stata fantastica, piena di libri, tenuta benissimo, non vedo l'ora di trovare la famosa stanza che tanto stiamo cercando, quindi ora andremo in questo lato che è l'ultimo che ci manca da visitare di questo piano. Questa? No! E questa era dell'Europa, tra l'altro. No, mi sa che si è proprio strappata, esatto. Sarà stato il vento, che peccato. Ma poi guarda quanto è antica. Ma quanto è bella. Cioè, tra l'altro, nemmeno Russia, Unione delle Repubbliche Sovietiche, chissà quanti anni ha. Cioè, c'è scritto di che anno è, cioè c'è un modo per capire. C'è ancora la Cecoslovacchia. Queste le repubbliche sovietiche. Sì, 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 è antichissima. Cosa? È antichissima. Cos'è? Voglio vedere. Wow.
questo era l'ufficio del preside praticamente. È pieno di roba. Ma è bellissimo. Oh mio Dio, pure i fumetti di Braccio di Ferro. Chissà di che anno è questo. Veramente? Sì. 5 dicembre 1961. Questo è un problema ancora in dire. Sì, mi sa tipo diapositivo, cosa dici? Sì, sì. Ma che bella, spaccata impunemente da qualche bastardo. Minchia. Guarda, è un 85 mm 2.8, quindi è abbastanza luminoso per l'epoca. Era davvero un bell'obiettivo. E niente. Guarda! Guarda Jerry! Oddio. Jerry! Porca Eva, eccola! Oh. C'è ancora! Minchia, c'è ancora! Ma che storia! Ma che storia, ragazzi! Cioè, guardate! Mamma mia! Regno d'Italia? Ma di che cazzo stiamo parlando? Carta del Regno d'Italia, cioè 1909! Ha più di 100 anni questa cartina! No, ragazzi! Porca Eva! Guarda, Trieste ancora non era dentro l'Italia. Sì. Trieste era fuori. Guarda che qua c'era ancora l'Africa. Qua c'è l'Africa, l'Africa la Abissinia, sì. Quando ancora ce l'avevamo. Mamma. Che roba. Cioè questa cartina qua, ragazzi, è storia. È storia sotto ogni punto di vista. Ma quanto è bella. Guarda il tè. Sì. È impressionante, mi si sta scaricando la batteria, ma non mi importa in questo momento perché è stupenda. È bellissima, ragazzi, è magnifica, piena di storia e speriamo rimanga così ancora per davvero tanti tanti anni. Adesso vi faremo vedere tutti i dettagli e tutte le cose che non si vedono a un rapido giro di fotocamera, perché merita in ogni suo angolo, è davvero bellissima. Sì. Guarda cosa è tenuto bene. Guarda quanto è tenuto. Ma è bellissimo. Porca Eva. Ma che roba. Cioè chissà di che periodo sono, Jerry. Che dire, questa stanza è fottutamente magnifica, senza filtro, è una delle più belle stanze mai viste. Che culo averla fatta così, davvero, tanta roba. È proprio bella perché, cioè, tu ti immagini i bambini che erano qui a studiare, ti immagini il professore che era alla lavagna, cioè ti immagini un sacco di cose, deve essere un'aula bellissima quando era in funzione, davvero. Piacerebbe incontrare qualcuno che l'ha usata e può testimoniare perché... Boh, mi affascina. Ok ragazzi, abbiamo dovuto abbandonare l'aula fighissima e ora siamo praticamente nel sottotetto. Vediamo cos'è rimasto, non pensiamo tantissimo perché conosciamo proprio poco qua sopra. Cos'è? Sta merda? No, spero di no. Li vedo.
Poveri. Ci camminiamo sopra, direi. Sì. Mamma. Direi che non conviene essere qua sopra. Ma c'è un mobile. Anche bello. È carino. Sembrerà sì. Come se qua pregassero, magari c'era qua proprio una cosa tipo chiesa. Mamma mia, che aria. Uff. È irrespirabile. Non so se avete presente quando si dice proprio merda di piccione. Qui si sente solamente odore di merda di piccione. Ed è una cosa schifosissima. Qua c'è l'ultima porta che non abbiamo visitato oggi, ma che visiteremo ora. Cos'è? È stanza un po' strana. Già che mi dici così? Oh, oh cazzo. Cosa? Minchia. È carina, però. Ma è piena di merda e di cadavere di piccione. Mamma. Ragazzi, qua è un cimitero. Cazzo. Poveri, ma che cazzo è? Ma qua incontravano tutti la stessa fine. Via, via, Jerry. Non fa mica bene respirare. Sta merda. Qua, guarda, non ci tengo nemmeno a vedere il resto. Ragazzi, non ho respirato per questo minuto che ero lì dentro. Senza prendere fiato, questo è il vero disagio. Vorrei anche respirare a pieni polmoni, ma è impossibile in questo momento. È un po' più carino. Meno scheletri, vero? Bene. Direi che possiamo ufficialmente uscire dalla scuola. Salutiamo la nostra nuova mascotte, ragazzi. Pipistrello dormiente. Ciao mascotte. Ci vediamo. Ciao amico mio, è stato bellissimo conoscerti.